Una sanità più vicina ai cittadini, equa ed efficiente. Sono 18.000 le firme raccolte in due anni da CGL, CISL e UIL in tutto Abruzzo a sostegno della petizione popolare sulla sanità che vive una crisi profondissima sia sotto il profilo degli organici sia per quanto riguarda le prestazioni finali ai cittadini. Presidio questa mattina dei sindacati davanti all'emiciclo per accompagnare il confronto istituzionale con il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Obiettivo: abbattere le lunghe liste d'attesa e superare il super ticket, redaggio del commissariamento della sanità regionale. Noi oggi con CISL, UIL e noi della CGL andiamo dal presidente Sospiri del Consiglio regionale a consegnare le 18.000 firme che sono state raccolte, e questa petizione tende ad avere un confronto con le istituzioni per cercare tutti assieme di migliorare questa sanità. Tra gli utenti più penalizzati da una sanità non efficiente ci sono sicuramente gli anziani. Allora, vediamo anche di prendere qualche iniziativa e dare una soddisfazione a questa gente, a questi pensionati che vanno dalla mattina alla sera al ticket, ore e ore lì per fare una visita. Come sapete, ci vogliono mesi e mesi e mesi. A questo punto vediamo un attimo se possiamo agevolare queste persone anziane. Nel mirino c'è il super ticket? Certo, nel mirino c'è il super ticket e le liste d'attesa in particolare. È che molti dei nostri anziani rinunciano alle cure perché magari sulle liste d'attesa hanno dei tempi biblici e non possono permettersi di andare alla sanità privata, per cui questo è un grande problema per noi, soprattutto le liste d'attesa.